Giuseppe Di Maio, è il primo degli incontri di questo progetto Storie Disegnate. Giuseppe è stato come voi uno studente di questa accademia, uno studente particolarmente talentuoso, questo bisogna dirlo, e il talento di Giuseppe non era tanto il fatto che la sua matita scorreva sul foglio con grandissima felicità, ma il grande talento di Giuseppe non era il come gli venivano facili le cose, ma la determinazione che aveva. Difatti, io adesso pubblicamente, anche durante la registrazione, devo chiedere scusa a Giuseppe. Devo chiedere scusa perché quando venne Giuseppe da me e da un mio collega fuori dall'Accademia, disse: ma io voglio disegnare i fumetti. Noi, che avevamo una grande stima di questo ragazzo e sapevamo che aveva delle grandi potenzialità, ci mettemmo le mani ai capelli e dicevamo: ma no, Giuseppe, ma orientati da un'altra parte. Fra l'altro, era un momento anche di grossa difficoltà del mercato editoriale all'epoca. Lui rimase con questa faccetta, che era un ragazzino, rimase un po' così, e noi cercammo di ma no, Giuseppe, tu hai delle grandi capacità, tu potresti lavorare in ambiti più ampi, più cose. E lui, zitto, non rispose, andò via. Aveva ragione lui e noi avevamo torto. Non sempre un professore c'ha ragione, a volte a torto siamo delle persone, ma non perché noi non pensassimo che Giuseppe sarebbe diventato un bravissimo disegnatore, eravamo semplicemente preoccupati dal mercato. Però Giuseppe ci ha dimostrato che il mercato te lo fai tu nel momento in cui sei assolutamente determinato e soprattutto sei un talento sia perché ti escono bene le cose, sia perché hai voglia di farli uscire e ci metti tutto l'impegno di questo mondo per anni, perché Giuseppe oggi lo vediamo sorridente, un bel ragazzo, capito, che disegna benissimo, capito? Ma oggi ci racconterà quanti anni ci sono voluti per arrivare a questo e come non bisogna mai e poi mai accontentarsi. Allora, Giuseppe, benvenuto. Grazie, grazie. Innanzitutto grazie appunto di nuovo per avermi fatto, cioè, partecipare a questo incontro che sono felicissimo perché mi fa strano perché, cioè, essendo studente anch'io dell'Accademia, adesso parlare con i ragazzi dell'Accademia, cioè, sono contentissimo e se posso dare delle dritte, dei consigli, cioè, sono felicissimo davvero. E quindi eccomi qua. L'ho finita tempo fa ormai, l'ho finita nel marzo 2013, se non mi sbaglio, o aprile, comunque era il 2013, quindi sono passati 8 anni quest'anno. Mamma mia, va bene. Allora, io sì, infatti mi ricordo ancora quella volta quando parlammo di questo argomento. Mo me lo sono fatto proprio. Avevamo torto io e Fabiano, avevamo solo, ma non era che non pensavamo che tu, capito, che cioè, eravamo preoccupati sul tipo di mercato che tu volevi No, ma scegliere. infatti comunque tutti i torti non è che ce li avevi, perché alla fine io faccio adesso più i cartoni animati che i fumetti, cioè faccio l'uno e l'altro, però principalmente io sono un character designer, quindi voi sapete più o meno cos'è un character designer, ragazzi? Quindi sì, io mi occupo praticamente di realizzare i personaggi per le serie animate soprattutto. Poi faccio anche l'illustratore. Collaboro soprattutto ultimamente con Disney America. Ho fatto dei libri per Winnie Pooh, Frozen 2, ho fatto dei fumetti per la serie di Rapunzel, quella di Disney Plus. E poi ho fatto anche qualche altra graphic novel, ho collaborato con altri artisti per Dumbo, il live action. E purtroppo non posso farvi vedere nulla perché Disney è una cosa che ti tiene, cioè, mille cavigli, se no, quindi se li cercate potete cercare qualcosa. E poi collaboro tanto anche con Clementoni come illustratore, quindi diciamo che cioè, la mia professione spazia dai cartoni animati ai libri, i fumetti, che è la cosa un po' più rara che faccio, e i giochi, faccio giochi da tavolo, puzzle, e le cose, le
le immagini per le copertine, le scatole dei giochi tipo scientifici, sempre per Clementoni e via dicendo. E come è nato tutto questo? Quindi volevo raccontarvi anche un po' inizialmente il percorso, poi anche un po' il mio metodo di lavoro e poi se avete domande fatemene tranquillamente, perché tanto io oltre appunto a fare anche questo lavoro insegno alla Scuola Comics di Milano, quindi cioè, mi relaziono con i ragazzi tantissimo, quindi quando avete qualsiasi dubbio o qualcosa basta che me lo chiedete tranquillamente. Allora, ok, io ho fatto l'accademia. Perché inizialmente appunto io volevo cimentarmi un po' nell'ambito della grafica, però io disegnavo sempre, dalla mattina alla sera, ma in una maniera proprio incondizionata, e quindi ho detto, ma no, forse prendere anche la strada dell'illustrazione, perché inizialmente i cartoni animati non ci pensavo, cioè era un sogno che avevo da quando ero bambino, però pensavo che in Italia fosse davvero molto impossibile fare questo lavoro. E fortunatamente le cose stanno cambiando. Quindi allora, verso l'ultimo anno di accademia, decisi di fare anche una scuola di fumetto a Roma, il che quindi portai avanti entrambe le cose e l'accademia mi è servita tantissimo perché mi ha dato un punto in avanti rispetto agli altri ragazzi della scuola di fumetto perché avevo già delle nozioni di Photoshop, di illustrazione, avevo già delle basi che mi avevano formato appunto negli anni precedenti e questo mi ha dato poi dopo anche la possibilità di affacciarmi molto prima rispetto agli altri miei colleghi della scuola nel mondo del lavoro. Infatti, mentre finivo l'ultimo anno della scuola, perché dopo aver fatto i 5 anni di accademia, ho fatto altri 4 anni di scuola di fumetto e nell'ultimo anno uscì una proposta per uno studio di animazione. Ah, nel frattempo avevo iniziato a fare, verso la fine dell'ultimo anno di scuola, facevo da assistente ad alcuni professori di questa scuola di fumetto, quindi ho fatto dei lavori per la Disney, per altre cose, sempre come assistente. E poi è uscita questa proposta per uno studio di animazione dove cercavano un character designer e mi sono candidato anch'io. Fortunatamente mi presero, però devo dire che comunque dalla fine dell'accademia al mio primo vero lavoro, anche se era lavoro da stagista, quindi pagato veramente pochissimo, erano passati comunque 3 anni e mezzo. Quindi io in quei 3 anni e mezzo ho cercato innanzitutto di capire come funziona, come potermi inserire in questo mondo e ho capito una cosa che vi straconsiglio di usare con intelligenza sono i social. Io, se tutto quello che ho costruito finora, l'ho costruito grazie a Facebook e poi anche con Instagram. Quindi usare i social può essere davvero utile se usati in maniera intelligente. Quindi, se vi piace disegnare, non abbiate paura di pubblicare i vostri disegni, cioè toglietevi questo blocco, perché molti miei colleghi hanno questo blocco di oddio, però sono delle cose mie, non mi va di farle vedere, ho paura poi anche del giudizio, fregatevene, perché cioè, non sapete la reazione che c'è dall'altra parte e quindi può esserci che c'è qualcuno che trova interessanti i vostri lavori e può iniziare a fornirvi anche, cioè, a proporvi dei lavori. E un consiglio che mi hanno sempre dato all'inizio è di accettare tutti i lavori, pure quelli che vi fanno schifo, perché da cosa nasce cosa? E che poi dopo, col tempo, poi avrete anche poi la fortuna di poter dire questo lo faccio, questo no. Insomma, però all'inizio bisogna fare tanta gavetta. Io appunto per 3 anni e mezzo poi non trovavo lavoro nel frattempo e infatti facevo l'accademia, facevo d'estate l'operaio, poi dopo facevo anche la scuola, cioè insomma, per tenermi ho fatto altro nel frattempo. Poi finalmente appunto c'è stata la svolta, però è stato un percorso lento che inizialmente appunto ero stato preso da stagista, quindi venivo pagato davvero poco. Poi però dopo un anno di lavoro con questo studio di Roma, loro mi chiesero di lavorare con loro full time
e di trasferirmi nella sede di Tenerife. Sono stato poi in questo studio a Tenerife, nelle Canarie, e per 6 mesi. Tenerife è un posto bellissimo, però non era per me. Cioè, la vita da isolano non era proprio per me. Cioè, a me piaceva la vita da città, lo studio poi era uno studio con cui ho faticato tanto perché vedevo che c'era poca crescita professionale, perché ci sono studi e studi, e non mi sentivo ben inserito lì, quindi usai Facebook, ecco, perché dico anche come i social possono aiutarti, perché quel giorno ero talmente depresso che scrissi: mi dà fastidio che per fare il mio lavoro devo stare in un posto dove non mi trovo, in un'isola sperduto e niente, così. Una ragazza mi ha scritto, e questa ragazza è un art director di uno studio di Milano, e mi ha detto: ciao Giuseppe, ho letto il tuo disagio, siamo uno studio di Milano, stiamo cercando dei character designer, ti andrebbe di fare un colloquio con noi? E io ho detto: va bene, ci provo. Il colloquio è andato bene, sono tornato in Italia, e adesso sono 2 anni e mezzo che collaboro con questo studio d'animazione che si chiama Movimenti Production. È uno studio con cui mi trovo molto molto bene. Con loro adesso ho realizzato all'inizio, mi occupavo dei prop. I prop sono gli oggetti di scena di una serie animata o anche di un cartone. Comunque sono gli oggetti con cui i personaggi vanno a interagire cioè, negli episodi. E mi sono occupato di questa serie che si chiama OPS, tratta da una serie di libri che si chiama OPS Orribili per sempre, se non mi sbaglio si chiama. E dopo c'è stata la svolta e ho iniziato a lavorare alla serie TV di Topo Gigio. Topo Gigio, che adesso è disponibile anche su Rai Play, su Rai YoYo, se non mi sbaglio, la stanno trasmettendo. E lì eravamo un gruppo inizialmente di 4 character design, poi siamo leggermente aumentati. Mi occupavo della supervisione dei character, cioè ero quello che praticamente gestiva tutto il lavoro degli altri ragazzi, quindi io disegnavo insieme a loro, i ragazzi mandavano il lavoro a me, io poi davo loro indicazioni e correzioni varie, e poi dopo li passavo all'art director e loro davano poi dopo l'ok per vedere se andavano bene o meno. E adesso invece stiamo collaborando a un'altra serie, stiamo collaborando con Zero Calcare e Netflix, e non posso dire nient'altro perché è tutto top secret, quindi ho detto quello che hanno pubblicato Netflix. Cioè se andate sulla pagina di Netflix troverete il trailer di Zero Calcare, e basta, non posso dire nient'altro. Sì, è un mondo dove bisogna stare sempre un po' attenti, pure con Disney non bisogna tanto pubblicare tante cose perché non si sa, cioè non l'ho mai capita bene questa cosa, però vabbè. E quindi io sì, mi occupo principalmente di character, sui fumetti invece mi sono occupato inizialmente di fare i clean-up. Il cleanup sarebbe la messa a model del personaggio. Praticamente nei fumetti, soprattutto in Disney, ci sono degli step. Cioè, poi dipende anche dalla mano che tu hai. Cioè, io tipo, ad esempio, una cosa che da un lato è molto positiva e dall'altro lato è un po' limitante, che io ho una mano molto pulita. Quindi, avendo un segno molto pulito e lineare, nel caso dei fumetti sono molto più indicato a fare i clean up, cioè quindi ripulisco i disegni, i layout degli altri disegnatori e metto a modello appunto tutti i personaggi, perché di solito ti viene fornita una bibbia grafica con tutte le indicazioni da portare, e quindi nel layout lì vedi proprio la gesture del disegnatore, vedi proprio, cioè, il disegnatore mette anche del suo. Perché cioè, nel layout viene proprio impostata la tavola del fumetto, tipo con tutte le inquadrature, le posizioni dei personaggi, però i personaggi possono anche non essere somiglianti col prodotto finito. Invece poi dopo questo lavoro viene passato a volte alle matite, quindi ci sono chi dopo ripulisce il tutto e mette a model, e chi fa dopo il cleanup, che sarebbe anche una sorta di inchiostrazione, e poi dopo c'è chi colora. Questo nelle grandi produzioni.
A volte invece capita anche, pure sempre anche in Disney, di fare layout e direttamente cleanup. Quindi io mi diverto tantissimo tipo, a mettere a modello i personaggi. Mi ricordo con il fumetto di Rapunzel mi sono divertito parecchio, perché comunque dipende anche chi è che fa il layout, perché ci sono certi layout artist che ti mettono davvero, ti fanno mettere le mani nei capelli perché non riesci bene a capire bene come sono fatte certe cose, perché è molto molto scarabocchiato a volte. Invece certe volte ti capitano dei disegnatori che riescono a, cioè, ti aiutano anche il cleanup artist, perché ti aiutano già a capire come sono impostati alcuni character. E quindi di solito faccio questo con la Disney. Invece poi ho avuto anche la fortuna e l'occasione di fare un libro tutto mio con loro su Frozen 2, dove mi hanno fatto fare layout, cleanup e colore, e con il mio stile. Poi questa è una cosa che è stata, cioè, è raro, perché non, certe volte, molte volte, tipo io quando prendo i progetti in Disney funziona, cioè io sono agganciato con un'agenzia. E che ho conosciuto alla fine della scuola di fumetto. E loro praticamente hanno tanti artisti, e quando arriva un progetto, loro prendono dei progetti, loro poi ti propongono tipo alla Disney o a Nickelodeon, altre case, alcuni disegnatori. Noi disegnatori facciamo un test e poi dopo loro scelgono. A volte ti dicono anche: ci serve un test con questo stile. Tipo, io ho dovuto fare dei test con uno stile molto più artistico, uno stile, altre volte uno stile un po' più grafico, oppure dobbiamo prendere dei personaggi già esistenti e trovare un'altra interpretazione. Quindi anche qui rientra sempre la questione del character designer, perché tu, facendo character, puoi trovare tantissime soluzioni diverse per un solo personaggio. Ed è divertentissimo, cioè io mi diverto da morire quando devo trovare uno stile, cercare insomma delle soluzioni. Principalmente è proprio questo il mio lavoro. E invece, ad esempio, con altre aziende, quando realizzo anche giochi da tavolo, loro di solito mi danno una descrizione, tipo: il gioco prevede questo, ci piacerebbe vedere proprio, cioè ti danno proprio, vorremmo questo, ad esempio, nella composizione, e tu trovi delle soluzioni e gliele mostri. Altre volte invece ti lasciano totalmente libero, perché dopo che lavori tanto tempo con loro ti dicono: guarda, ci fidiamo di te, e poi dopo se ci sta qualcosa ne discutiamo. E quindi cioè, ho fatto un riassunto un po' veloce anche del mio percorso, però devo dire appunto che la cosa che io vi straconsiglio tantissimo è di disegnare tanto, ma tanto. Io, sia quando facevo l'accademia, quando facevo la scuola di fumetto, ma adesso disegno tanto anche per lavoro. Quindi, tipo, che ne so, mi faccio le mie 8 ore di lavoro e poi dopo sono stanco, distrutto, che faccio? Disegno, perché mi aiuta a sfogarmi e mi aiuta anche poi a crescere, perché quando lavori a un prodotto impostato da un'altra persona, devi lavorare a seconda delle indicazioni che ti danno. Poi dopo, quando stacchi, c'è la fase di creatività, di crescita professionale, perché una cosa che faccio tantissimo è guardare tipo Pinterest, guardare Instagram, gli artisti che seguo, mi salvo tantissimi dei loro lavori, e quei loro lavori mi aiutano poi a capire dove migliorare, cosa apportare poi nel mio lavoro. E quello ve lo straconsiglio. Poi quello anche di non arrendervi mai, cioè, perché comunque io dico sì che lavoro con la Disney tanto, però io sono 6 anni quest'anno che sono con questa agenzia, di lavori non ce ne sono stati tantissimi, però sono lavori importanti, lavori a volte anche ben pagati, cioè sono tutti lavori ben pagati, però certi sono anche abbastanza ben pagati, quindi è una cosa che ti dà anche poi la spina, dice: vabbè, dai, resisto, resisto. È un settore che, cioè, non ti puoi fermare. Cioè, non, con chi vuole fare il mestiere del disegnatore non è mai arrivato. Chi pensa di essere arrivato, a vita breve, perché cambiano gli stili, cambiano le ricerche, cambiano le richieste, cioè, e quindi non si smette mai di crescere. Se vuoi rimanere sul pezzo, devi comunque sempre aggiornarti costantemente, e quindi devi essere anche determinato, cioè deve essere una cosa che
cioè non ti deve pesare. C'è una cosa che sì, ci sono anche a volte lavori a progetti che dici, oh, che palle, però è lavoro, perché cioè, io penso che siamo già fortunati tantissimo a fare un lavoro dove tu disegni, cioè tu vieni pagato per disegnare e per me questa è una cosa bellissima. Cioè, non riuscirei mai a pensare di fare altro, sinceramente. Però appunto ci sono stati anche dei periodi di fermo, però quei periodi di fermo mi hanno aiutato per capire anche come muovermi e cosa fare per cercare appunto lavoro. E appunto, tornando invece alla questione anche dell'Accademia, la questione, cioè Photoshop dovete, cioè, saperlo usare bene, cioè i pennelli di Photoshop, imparare a gestire anche, avere occhio anche per quanto riguarda le composizioni, l'uso del colore, tantissimo. E il disegno dal vero, tanto, tanto disegno dal vero. Quello è una cosa che a me manca tantissimo ultimamente perché non lo faccio da un sacco di tempo perché mi manca un po' il tempo, però ci sono dei siti che ti permettono di fare anche del disegno dal vero. Ci sono siti dove tu c'hai delle modelle o modelli dove ogni 4-3 minuti cambia la posa e quello ti aiuta tantissimo a sciogliere la mano, ad apprendere come è fatta un'anatomia umana, un'anatomia animale, come sono fatti gli oggetti. Il disegno dal vero è proprio la base di tutto. Cioè, anche se voi disegnate manga, anche se voi disegnate allo stile Cartoon Network, comunque la base del disegno dal vero è proprio la cosa più importante di tutte. Poi, perché se riuscite a capire come è fatto un movimento, come è fatto un corpo, riuscite poi a trasportarlo su qualsiasi stile. Quindi, questo è proprio un consiglio che vi do. E andate pure in giro, io adesso non si può uscire tanto, questo è vero, però quando si potrà, taccuino oppure con l'iPad. Se non vi piace disegnare su carta e andate, che ne so, al parco, disegnate le piante, disegnate le persone che stanno tipo facendo un picnic, andate al centro commerciale, disegnate le persone che stanno al centro commerciale, sui mezzi di trasporto, nei bar. Questo vi aiuta tantissimo, tantissimo proprio. Giuseppe, una domanda. Allora, tu quante ore disegnavi prima di diventare un professionista e quante ore disegni oggi che sei un professionista e quanto è flessibile la tua mano relativamente alle richieste di un cliente? Perché hai fatto capire agli studenti che non bisogna essere rigidi, no? Perché esiste un flusso di lavoro, delle ricerche di mercato relativamente alla pubblicazione che si ha in animo di fare. Quindi, quanto tempo hai disegnato? Quanto tempo disegni? Quanto la tua mano è diventata negli anni flessibile alle richieste? Allora, prima disegnavo, avevo una media di 12-13 ore al giorno. Mi ci mettevo, ma era proprio, cioè per me il disegno è sempre stato una valvola di sfogo. Stavo, scusate, scazzato e disegnavo. Cioè, avevo in mente una cosa, dovevo subito metterci mano. Diciamo che sì, 12 ore al giorno me le facevo tranquillamente. Poi quando non avevo tempo, 8 ore me le facevo, 8 ore di disegno me le facevo. Poi adesso invece la mia routine è questa, mi sveglio tipo alle 7:30, 7, attacco a lavorare verso le 8:30, stacco col lavoro sulla sedia a cui sto lavorando, stacco verso le 18, le 5:30, 18, perché comunque c'è anche un'ora di pausa. E poi dopo un altro 4-5 ore per me me le prendo, 3-4 ore, dai, 4 ore sì, però diciamo che ultimamente cerco anche di fare un po' di attività fisica perché se no qua si degenera troppo perché è un casino con la quarantena. Non me ne parlare, va alla schiena. Ginocchia che cioè, sento veramente, non lo faccio veramente la radiale. Senti, volevo farti una domanda. Qual è stato per te, faccio un esempio di un lavoro
come dire, ti ha messo in discussione, cioè tu hai un tuo stile molto caratterizzato, molto chiaro. Qual è stata una richiesta che ti ha messo in discussione? Hai detto, oddio, devo cambiare anatomia, oppure mi chiedono un'anatomia e me la devo studiare, è diversa da quello che sono, dalla mia routine, da quello che sono abituato a fare. E se questo per te è stato una sfida o invece è stata semplicemente, come dire, una sfida positiva o una sfida negativa, insomma, una fatica, e quindi un esempio di una cosa in cui il mercato ti ha imposto Ah, sì. Eh una certa forma, insomma. sì, è stato il mio primo lavoro con lo studio d'animazione. È stato proprio quello che adesso mi è subito saltato in mente è stato questo, perché avendo un tratto molto morbido, in questo disegnare invece degli oggetti di scena molto molto squadrati, con delle prospettive anche un po' forzate, perché era proprio una richiesta di stile. All'inizio mi aveva un po', cioè passare da un tratto molto, una linea molto più fluida a dei tratti molto più squadrati, là avevo trovato un po' di difficoltà, che però dopo ho fatto mio anche quello in alcune illustrazioni, in alcuni lavori. Poi c'è stato quando invece ho fatto un'altra collaborazione dove facevo il clean up, avevo dei layout. Non posso dire il progetto, che se no dopo si fa subito. Avevo dei layout molto, molto diversi dallo stile richiesto. Quindi, perché cioè non tutti i disegnatori riescono a essere un po' poliedrici, cioè nel senso bisogna essere, cioè un po' la chiave del successo è anche essere versatili, riuscire a passare da uno stile all'altro. In modo tale che hai più possibilità di lavorare, più opportunità, però non è detto che se tu c'è soltanto uno stile non ce la puoi fare assolutamente, anzi, cioè, ti focalizzi su quello e capisci che quella è la tua strada. Però mi è capitato appunto una volta di lavorare con un disegnatore che faceva dei layout molto, molto, molto realistici, con invece uno stile richiesto che invece era molto più animato, e quindi tradurre dal realistico, iperrealistico all'animato è stato un po' complesso, però ce l'avevo fatta, sì. E poi no, fortunatamente ho avuto quasi sempre, perché essendo super fan della Disney, come anche Antonello lo sa benissimo, molte persone, io facendo nei miei lavori ci metto molto dello stile Disney, quindi molte persone mi contattavano perché volevano dei lavori in stile Disney. Poi la cosa un po' si è anche un po' staccata, fortunatamente, perché uno vuole fare anche altro. Però diciamo che la maggior parte erano sempre molto associati allo stile Disney, quindi grosse grosse, ecco, forse la più grande difficoltà, però non avevo passato poi infatti il test, è stato quando mi avevano proposto di fare un fumetto francese molto dettagliato, steampunk, quindi con tutti i dettaglini possibili, immaginabili, e lì era proprio fuori dalle mie corde. Lì proprio ho detto ci provo, ma infatti non mi presero. Ma era proprio stato proprio uno dei primi test che feci, tipo 2015 era, se non mi sbaglio, 2016. Sono diverse le richieste fra il mercato italiano, il mercato francese e altri mercati differenti da quello italiano? Ma in che senso? C'è uno stile diverso, un dettaglio diverso. Ad esempio, io ricordo un vecchissimo disegnatore che ebbi fortuna di conoscere quando ero ragazzo, che era disegnatore dell'uomo mascherato per il mercato svedese. Lui era un matitista, all'epoca ancora non esistevano i computer, e mi diceva ad esempio che il mercato svedese richiedeva un grossissimo dettaglio sull'oggetto, cioè se tu disegnavi un caterpillar doveva essere esattamente quel caterpillar di quella marca, di quella serie, oppure usavi, che so, boh, non lo so, una pistola, doveva essere esattamente quella, no? Mentre diceva in altri mercati non è così stringente. Allora ti chiedo, oggi ci sono ancora queste differenze o la globalizzazione ha abbastanza allineato le richieste dei mercati internazionali?
No, diciamo allora che questo che mi hai detto tu adesso mi ricorda molto le indicazioni che ti danno col mercato francese. Loro sono, perché in Francia il fumetto non è visto, cioè in Italia negli ultimi anni fortunatamente si è un po' sdoganato sta cosa del fumetto, perché prima era sempre visto come un prodotto di nicchia, un po' per nerd, un po', capito, quella cosa che dice, ah sì, fai i fumetti, cioè un po', venivi anche un po', diciamo, deriso quasi. Invece poi col tempo, fortunatamente, la cosa si è andata, cioè ci siamo tolti sto stigma. Invece in Francia il fumetto è proprio un culto, le persone comprano i fumetti, ma anche il notaio, il medico compra il fumetto, se lo legge bello tranquillo nel suo salotto a casa. E quindi e lì ci sta proprio una vasta gamma di prodotti pazzeschi, cioè ci sono degli artisti che veramente sono assurdi. E lì comunque sì, c'è molta molta cura, ricerca del dettaglio, molta. In America invece si cerca, nelle ultime cose che sto facendo, si cerca molto una ricerca di uno stile personale, cioè uno stile fresco, cioè cercano sempre una cosa molto fresca, molto sintetica nelle cose, tipo ho fatto dei lavori di Star Wars dove appunto c'era quel personaggio da fare, ma non lo volevano esattamente uguale, ma lo volevano con una propria interpretazione, cioè è sempre una ricerca di soluzioni. In Italia dipende dal cliente, diciamo che secondo me, cioè per mia esperienza, si affaccia molto di più al mercato americano su alcune cose, cioè, per quanto riguarda l'animazione. Si affaccia molto di più su quello, sui fumetti è un misto, misto. Cioè, non saprei molto inquadrarlo perché per quanto riguarda i fumetti in Italia ho lavorato quasi zero, ho fatto proprio una sola esperienza tanti anni fa come assistente. Invece con gli americani c'è sempre questa ricerca, questa cosa, loro ti mandano spesso delle reference, quindi diciamo noi vogliamo questo stile. E cerca di trovare appunto, e ti mandano tipo tantissime illustrazioni di vari artisti diversi, e c'è sempre quindi appunto una ricerca, cioè c'è sempre un qualcosa di nuovo, come se vorressero sempre scoprire uno stile diverso. E quindi questo mettersi in gioco è molto interessante anche tanto. Giuseppe, senti, quando tu prima hai parlato del flusso di lavoro, quindi chi si occupa di, come dire, di disegnare oggetti, di disegnare ambientazioni, di disegnare il personaggio, via dicendo, quanto è importante nel tuo lavoro la ricerca, se ti capita, che so, un fumetto di tipo o un'animazione di tipo mitologico o anche contemporaneo, la ricerca relativa all'oggettistica, all'ambientazione, al costume, ad esempio, del personaggio. Quanta ricerca tu fai su quello e come poi astrai quel tipo di ricerca? No, io ne faccio tantissimo, certe volte perdo proprio le ore, mi chiudo su Pinterest e Pinterest è davvero una fonte di immagini e ricerche pazzesche, ma conta tantissimo. E molte volte appunto quando tipo dobbiamo creare dei personaggi, anche è successo anche con Topo Gigio, mi ricordo, noi avevamo uno script con le descrizioni del personaggio, Topo Gigio è un personaggio che tutti conosciamo, però su questa serie è stato creato un mondo tutto nuovo, quindi noi avevamo delle descrizioni soltanto dei personaggi e del loro carattere. E quindi allora io mi mettevo a cercare, a pensare a tipo, ah, questo personaggio mi ricorda un po' questo di questo film, questo di questo cartone, mi ricorda, ma oppure anche degli amici miei. Allora prendo tante informazioni, pure che ne so, c'erano delle, perché poi dopo noi, quando poi vi parlerò anche dei vari processi di lavoro in uno studio di animazione, noi oltre a creare il personaggio, creiamo tra le tante cose anche le attitudini, ossia i movimenti che fa, cioè perché ogni personaggio ha un suo carattere e ogni personaggio può compiere la stessa azione che compie un altro in maniera differente, tipo una ragazza timida potrebbe leggere un libro e con una posa un po' più rannicchiata, spalle sollevate, tutta un po' chiusa nel suo mondo. La snobbetta te lo legge un po' con sufficienza, oppure
il secchione prende note anche sul libro, quindi ognuno ha un modo suo di affrontare un'azione. E quindi anche questo poi è un'altra ricerca, quindi e tu vai lì a pensare, ti vai a ricordare anche, infatti in studio mi dicevano tipo che ero tipo, com'era, Google, mi chiamavano qualcosa perché ho una memoria per i film, per le scene d'animazione, ah, questa cosa mi ricorda questo, vai a cercare quella scena che sicuramente trovi ispirazione per fare quella cosa. E infatti mi ricordo che c'era un personaggio che mi ricordava molto Meg di Hercules, mi sono studiato molto Meg di Hercules. Cioè, non si parte mai da zero, mai, mai. Cioè, è difficile, perché secondo me avere delle fonti di ricerca, delle fonti di ispirazione è fondamentale, perché se no non si cresce. Io lo vedo anche con i ragazzi della scuola qui a Milano, che alcuni si rifiutano di fare delle ricerche di immagini perché a me piace disegnare in questo modo, però ok, sei bravo, sei brava, però rimani lì, rimani fermo, non, devi attingere sempre dall'esterno, cioè il lavoro del disegnatore ha bisogno proprio, deve nutrirsi di tutto quello che vi circonda, anche delle azioni del quotidiano, cioè anche se devi disegnare ad esempio un cane, tu hai un cane in casa, tu ti studi il tuo cane, capisci come si muove il tuo cane, il tuo gatto, e cerchi poi di trasportarlo, quindi la ricerca del materiale è fondamentale. Io ho proprio una lista infinita su Pinterest di materiale salvato e anche su Instagram, che nell'occasione cioè, la uso, la utilizzo per il mio lavoro. Oppure quando non riesco a trovare delle pose, mi scatto delle foto con la webcam, mi metto nella posa che mi serve e la utilizzo poi e la riadatto allo stile, al personaggio che devo raffigurare. Quindi la ricerca è fondamentale proprio. Giuseppe, mi sembra che ci sia, come dire, una fortissima similitudine fra il lavoro che ci stai descrivendo e il lavoro, ad esempio, cinematografico. Penso, ad esempio, alla scelta delle facce di grandi registi come Sergio Leone, no? Che usava di Van Cleef, altri, oppure Tarantino, no? Quindi la faccia, in quel caso, viene cercata attraverso un casting, tu la cerchi attraverso il disegno. E quanto è stato importante il tuo lavoro, invece come dire, la tua formazione, la tua abitudine a guardare alla storia dell'arte, a guardare all'estetica, a come dire, tutto quello che è il supposto che può averti dato lo studio, sempre degli stili, dai classici ai contemporanei, dei grandi maestri. No, è stato fondamentale pure quello, perché comunque, ecco, con la storia dell'arte, la cosa che riesco sempre cioè, a trovare a volte anche dei riferimenti sono per le composizioni, per la composizione di come appunto i grandi artisti utilizzavano nelle loro opere. Certe volte vado a rivederle per capire anche come comporre delle illustrazioni anch'io, e poi mi piace anche un sacco vedere, poi anche gli stili, lo stile dei primi del Novecento. Io mi ricordo sempre le bellissime lezioni con la Masina ai tempi, anche sulla storia della moda, che per quanto riguarda a volte delle illustrazioni che devo fare con dei costumi particolari, faccio sempre delle ricerche accurate, sempre in base anche appunto agli studi che avevo fatto in accademia, e sono state sempre utilissime, utilissime. Anche appunto l'uso del colore degli espressionisti in alcune occasioni mi è tornato davvero utile. Tipo, mi ricordo subito i colori che accosta Gauguin, per un'illustrazione particolare mi sono tornati utilissimi. Poi un'altra cosa molto utile, che qui ho fatto una piccola selezione, però ecco, il mio feticcio sono gli artbook. Gli artbook sono per me proprio la mia passione. Io ho un'infinità, ne ho presi alcuni, poi vi faccio vedere. Tipo, gli artbook sono, questa è proprio la mia fonte di ispirazione maggiore. Che innanzitutto, a parte che io amo proprio avere proprio il libro cartaceo, non ce la faccio a comprarli quelli, i Kindle, perché pure se costano di meno, dico no, non mi interessa. Però gli artbook sono bellissimi perché c'è tutto il processo di lavorazione, perché nell'animazione, ecco, nella, nell
Il lavoro si divide in tanti step. Infatti c'è chi è più bravo a fare i personaggi, chi è più bravo a trovare il concept, quindi che lavora di emozioni, lavora col colore, lavora con le atmosfere e quindi riesce a trasmettere un'emozione con delle illustrazioni. Oppure ci sono gli storyboard artist, che sono, io li trovo fantastici, gli storyboardisti sono quelli che hanno un uso della mano pazzesco, riescono veramente a comunicarti tutto con quattro linee e davvero dico sempre beati loro perché hanno sempre un passo in più. Poi ci sono i background artist, quelli che fanno esclusivamente quindi i fondali e in alcuni casi esistono anche solo i prop artist, però solitamente il character design fa anche i prop. Poi nei grandi studi, nelle grandi produzioni vengono anche suddivisi. Poi per quanto riguarda la televisione, il lavoro in televisione è un lavoro molto serrato, un lavoro che ha delle scadenze veramente a volte disumane, quindi devi proprio correre. Per quanto riguarda il cinema, invece, so per esperienza di amici, i tempi sono molto più dilatati, tipo i film ci mettono anche 4-5 anni di produzione. Quindi volevo farvi vedere, tipo, ecco, questo è un film che adesso c'è anche su Netflix, non so se l'avete visto, Over the Moon, molto carino. Si perde un po', secondo me, un po' una certa, però poi si riprende anche poi il suo percorso. Però, artisticamente parlando, io lo trovo bellissimo. E, ecco, questo è proprio un lavoro da character designer. Cioè, questo è il personaggio protagonista, però cioè, noi realizziamo, ad esempio, allora, cioè, prima una ricerca, ecco, questo l'hanno un po' impostato diversamente, sto libro. Cioè, prima una ricerca sul personaggio. Si fanno tanti studi, il lavoro sui personaggi a volte dura anche mesi. Io adesso sto facendo uno studio per dei personaggi, per un ipotetico progetto personale con degli amici, che poi vorremmo mettere tipo su piattaforma, dove stiamo realizzando dei character che cioè sono mesi che stiamo lavorando su queste cose qui. Poi però una volta finito il personaggio si passa al turnaround. Il turnaround è la visione a 360 gradi del personaggio. A volte in animazione ti viene chiesta anche la vista dall'alto e la vista dal basso, ma è raro. Poi ci sono anche le espressioni. Aspetta, prendo qualche altro artbook, vi faccio vedere quelli che ho voluto prendere. Questo è Klaus, non so se l'avete visto, sempre su Netflix. Qui ci ha lavorato un mio amico, ex collega anche. Lui bravissimo con le prospettive e infatti poi dopo in Klaus lo misero a fare il background. Ad esempio, allora, ecco qua, c'è sempre il turnaround, un po' più tecnico, un po' più pulito. Poi, ecco, poi si passa, allora, allo studio delle espressioni. Qui ce ne sono poche, però insomma si passa allo studio delle espressioni, che le espressioni quindi solitamente si fanno quelle principali, triste, felice, arrabbiato, pensieroso, anche poi le attitude, quindi le attitude a seconda del carattere del personaggio poi si vanno a delineare, quindi voglio trovare qualcuna qui, tipo, allora, scusatemi un attimo. Se avete domande, ragazzi, comunque fatemele, tranquillamente. Ecco. Queste sono tipo delle attitude, dove i gesti vengono portati all'estremo. Cioè, quando si fanno le attitude non bisogna essere molto rigidi col corpo, ma bisogna proprio snodarlo, proprio muoverlo il più possibile. Poi, per quanto riguarda produzioni televisive, ho preso questo che è bellissimo, questo artbook, che ti spiega tantissimo anche come, ecco, ma questo ad esempio, per quanto riguarda appunto un'animazione 2D, vedete, cioè, ci sono studi di ground, che non è di mia competenza, perché io dico beati loro, perché io con la prospettiva faccio davvero fatica. Però, ecco, secondo me la chiave è anche quella di focalizzarsi su una cosa, cioè tipo quando devi disegnare,
e ti vuoi proporre per un lavoro, tu non è che dici io so fare questo, i background, so fare i character, so fare i visual, so fare i concept. È meglio che tu dici faccio una cosa fatta bene e me la porto avanti, piuttosto che ne faccio tante che però dopo manca sempre un pezzo a qualcuno. Quindi io credo che è meglio pure quando mandi una candidatura per questi studi, ti presenti sempre con un ruolo fondamentale. Poi se c'è la passione, molti hanno anche la passione per fare il character e il visual development, che è appunto quello che fai concept, però cercano appunto in base poi alle esigenze di scegliere loro quale fare. Perché tipo ci sono tutti gli studi, perché comunque si parte sempre con degli studi molto abbozzati, anche su carta. Ecco, una cosa che vi straconsiglio a livello lavorativo è quella di iniziare a lavorare con una tavoletta grafica. Io quando facevo l'accademia avevo una semplicissima Bambù, avevo una Bambù per prendere dimestichezza. Infatti, per la colorazione digitale mi trovavo molto bene. Mi ricordo i primi lavori che facevo anche in accademia, presi molto la mano. Poi, quando però ho iniziato a capire, cioè a voler disegnare direttamente con la tavoletta, con la Bambù era veramente scomodissimo. Infatti, all'inizio disegnavo, scansionavo e poi riportavo sul computer e coloravo direttamente. E poi, invece, ho acquistato una Cintiq. Secondo me è stato veramente un ottimo investimento. L'ho comprata quasi 6 anni fa ed è. Facendo scongiuri perché è una bomba ancora. Si disegna direttamente appunto sullo schermo. E adesso posso prenderla perché è un po' grande, è così grande, nel 22 pollici. Ed è molto comoda. Altra cosa fantastica di adesso è l'iPad Pro, che però questo è un prodotto che se mai vi capita di passare che vi passa per la testa di comprarvi l'iPad, io vi consiglio prima di iniziare con una Cintiq, perché diciamo che a livello professionale certi tipi di file, perché qua ancora Photoshop non l'hanno ancora sistemato bene per iPad, quindi di solito si lavora esclusivamente con Photoshop in questo settore, e con la Cintiq, secondo me, io mi trovo meglio. Poi c'è anche chi adesso lavora esclusivamente. C'è un mio amico che è bravissimo, un fumettista bravissimo, che ha fatto un fumetto quasi interamente con l'iPad, con Procreate. E quindi cioè, io l'ho acquistato proprio quest'anno. Devo dire che è stata una bella, anche questo un ottimo investimento. Però sì, il supporto digitale è fondamentale adesso. Giuseppe, volevo farti una domanda, no? Prima tu parlavi di Photoshop che è Sì. ancora leader sul mercato, soprattutto per quanto riguarda la post-produzione fotografica. Addirittura l'ultima versione di Photoshop ha inserito delle intelligenze artificiali che ti permettono di fare anche delle rotazioni nella ripresa dei pixel, modificazione delle espressioni, è veramente incredibile. Io sto proponendo agli studenti quest'anno per la prima volta, perché è appena uscito sul mercato, sto proponendo il pacchetto Affinity Designer, che lavora sia in ambiente pixel che in ambiente vettoriale, e ha, devo dire, un cospicuo numero di pennelli, e in più ha dei pack integrati che puoi prendere a parte e integrare nel programma. Ed è già ottimizzato M1 e ottimizzato per iPad. La mia domanda è, e l'ho proposto agli studenti perché attualmente costa tipo 30 euro una licenza full. Allora, quello che io ti chiedo, quali sono i formati poi di consegna del definitivo, no? Perché Affinity esporta in tutti quanti i formati, come anche Photoshop, come anche Illustrator e come anche altri programmi, quindi esportano formati pixel, JPEG, TIFF, PNG, come anche PS, PDF e via dicendo. Quali sono i formati che generalmente
ti chiedono nel rapporto professionale. Allora, tipo con alcune aziende mi chiedono fai la 600 DPI e mi chiedono spesso il TIF e il PSD insieme, mi chiedono tutte e due. Invece altre, la maggior parte, sono a 300, classico dove fai la 300 DPI, sempre PSD e TIF. Questi sono i file che mi chiedono. Io di solito però quando mando loro tipo gli aggiornamenti, mando un semplice JPEG. Dico, finito l'illustrazione, gliela mando in JPEG. Che ne pensate? Mi dice, sì, ok, manda il PSD, manda il TIFF e a posto così. Perché sennò pure per loro è pure più facile poi scaricare, perché poi a volte mi capita anche adesso con la pandemia che molti che lavorano a casa non hanno anche Photoshop per aprirlo, quindi con una JPEG invece tranquillamente possono vedere un po' se c'è qualcosa da modificare o meno. Sì, Quindi altro. nel flusso di lavoro c'è cioè un file leggero che tu mandi per la discussione del lavoro e poi una volta che si è definito si arriva alle pesantezze necessarie. Con WeTransfer, santo WeTransfer. Il famoso 300 DPI su cui tanto ti torturavo, ti ricordi? Le risoluzioni, le cose, via dicendo. Senti, volevo chiederti, hai parlato molto della produzione animata che in Italia sta riprendendo, mi sembra bene, in grazie di Dio, perché c'era un periodo che la produzione in questo paese era quasi, quasi scomparsa a favore di produzioni orientali, insomma, mentre mi sembra che questa cosa si stia un po' superando e ci sia una produzione europea oltre che una produzione americana. Quello che volevo chiederti è ogni prodotto animato, sia serial per la TV, sia cinematografica, vediamo alla fine i titoli di coda che ci sta tantissimi, sono tantissimi professionisti che lavorano ad una produzione, c'è cioè il regista, c'è cioè l'art, c'è cioè via dicendo. Qual è il lavoro di un regista all'interno di un prodotto animato e come si relaziona con il vostro lavoro, che è ovviamente, come nella produzione di cinema fatto con le persone, è diviso per settori? Allora, cioè, diciamo che quando eravamo in studio facevamo un sacco di incontri, ma proprio tanti, cioè noi settimanalmente oppure cadenza 2 settimane all'inizio proprio della fase di pre-produzione, realizzavamo sempre delle tavole e poi dopo ci incontravamo con il regista e l'art director e discutevamo poi dopo sul da farsi. Diciamo che in uno studio piccolo come quello che abbiamo qui a Milano, che comunque siamo una bella squadra, però comunque non è paragonabile ai grandi studi che sono, insomma, oltreoceano, quindi non saprei nemmeno come funziona bene lì la questione. Però qui diciamo che il regista è molto a contatto con gli artisti. C'è sempre uno scambio di idee, di opinioni, consigli. Qui a Milano questo studio è, cioè, veramente una bellissima realtà e quindi c'è anche molto, si è creato anche un bellissimo legame. Quindi c'è molta comunicazione, ecco, c'è molta comunicazione. Giuseppe, quanto è importante il lavoro di storyboard prima di, come dire, di far partire la produzione vera e propria? È importantissimo, perché praticamente allora ci sono alcune produzioni dove tu realizzi, allora tu nella produzione in generale è così, realizzi tutti i character, realizzati i character e le ambientazioni, viene approvato dal pacchetto agli storyboardisti e dai anche, ci sono lì anche gli oggetti principali che questi personaggi utilizzano in tutte le puntate. Dopodiché lo storyboardista, in base appunto alla sceneggiatura, ti realizza lo storyboard della puntata e cioè noi tipo abbiamo, il flusso di lavoro è questo, noi abbiamo una lista di cose da fare giornalmente, tipo per episodio 01 dobbiamo fare tipo 10 personaggi extra e 15 oggetti. Noi facciamo
realizziamo questo, mandiamo agli storyboardisti e loro, in base ai nostri disegni, li inseriscono nello storyboard. A volte invece ci sono gli storyboardisti inseriscono anche del loro, e quindi allora poi dopo le cose extra che loro inseriscono, oltre a quelle che noi abbiamo fornito, vanno in after storyboard. Quindi praticamente noi poi rimettiamo mano all'episodio con le aggiunte che loro hanno fatto. Ci sono invece altre occasioni in cui i tempi sono molto stretti e quindi, ad esempio, ci si trova un po' quasi a cavallo tra storyboardisti e disegnatori, character designer, e allora a volte si fa tutto in after storyboard, cioè a parte i personaggi, tutti gli oggetti si fanno in after storyboard, oppure le comparse. Diciamo che dipende anche un po' dalla produzione, dei tempi, però solitamente il flusso è questo: noi realizziamo un pacchetto principale. Poi dopo che quello viene dato allo storyboardista, in modo che lui si mette davanti i personaggi e sa come doverli disegnare, cioè anche non devono essere, non sono mai precisi gli storyboard, però ti fanno capire che quello è quel personaggio lì, con due linee ti fanno capire subito. Poi dopo noi abbiamo per ogni puntata dei materiali da inviare a loro, noi lo inviamo prima del tempo, loro poi cioè, in base a quello che noi mandiamo di quell'episodio, ti realizzano lo storyboard. Dopodiché lo storyboard va in fase di clean up, anche lo storyboard, cioè viene ripulito. Infatti io per un periodo ho fatto anche il clean up artist per degli storyboard, che non era il mio lavoro, cioè lo trovo un po' noioso, però pagano. Però Pagano. l'hai fatto. Esatto. Quindi, se pagano è sempre bene. Va bene. E quindi ho dovuto ripulire gli storyboard di altri e poi niente. Poi dopo, a volte, quando se vedete tipo, vi capita di vedere sul web qualche storyboard colorato, sono gli studi che vogliono fare i fighi, che dicono questo lo presentiamo al pubblico e qualcuno lo colora, ma di solito gli storyboard non si colorano, si lasciano in bianco e nero. Sono Quello in bianco e nero, che sì. vogliono far scena è per far scena, però di solito non si colorano gli storyboard. Allora, Stefano voleva farti una domanda, vedo, ha alzato la Sì, manina. buongiorno Giuseppe. No, una domanda, ma cosa mi sa dire riguardo il ruolo della storyline, della trama, la narrazione, al giorno d'oggi nelle piccole e grandi case? Oddio, cioè più o meno in che senso, per quanto Oh, riguarda ad esempio, no, io un paio di anni fa circa avevo strutturato, scritto un romanzo breve per l'infanzia che attualmente è in fase di revisione e il mio desiderio, il mio sogno era di inviarlo come prova alla Disney, appunto, parlandone proprio di... Mi era stato anche consigliato perché lo feci leggere un po' a qualche conoscente, qualche amico. E io, essendo anche un amante, no, Oh, queste grazie, cose, questo è un ultimo anch'io. di Onward, è il mio ultimo film preferito della Pixar. Bellissimo. E siccome ci tengo particolarmente, ci sono quei piccoli sogni nel cassetto, no, che anche lei, no, da quanto abbiamo No, dammi cominciato del oggi a tuo, parlare. dammi del tuo, non mi dare del lei. Diciamo sì, per la trama di fondo di un cortometraggio, di un fumetto, che c'è sempre da conto, no? Una storia che va, diciamo, seguita, no? E quindi il rapporto nella struttura, nello strutturare il disegno che accompagna in realtà l'origine storica, la trama di questo percorso. Come è vista questo discorso, ecco. Cioè, tu dici come il disegnatore si approccia a un soggetto scritto? No, non ho capito. Cioè, nel senso, oppure tu come potresti inserirti in questo contesto? Cioè, perché mi sembra No, sì, no. da quello che Diciamo, fa. nei vari ruoli di produzione, ecco, dal studio del character designer, dello sfondo, del background, delle più parte, c'è anche, diciamo, qualcuno in particolare che si occupa anche della stesura di una trama, Del ecco. progetto, No, sì. Quello, guarda, sinceramente io non so darti una risposta perché, cioè, non ho mai avuto stretto rapporto con chi scrive il soggetto di una storia, perché comunque se ne occupa sempre un altro ramo dello studio.
Certo. e degli editor. Però, cioè, che a noi comunque ci viene semplicemente fornito il testo già scritto e pronto, e noi non possiamo nemmeno dire no, questo non ci piace, non possiamo modificare. È No, questo il vabbè. rapporto con questo ramo. Però, cioè, tu quindi hai provato pure a far vedere il tuo lavoro a qualcuno, o cioè aver No, proposto? infatti adesso in revisione, come dire, per quanto riguarda quei piccoli accorgimenti, no, di correzione. Però sì, l'idea sarebbe appunto di farlo un attimo girare, no, per Ma guarda, vedere appunto. il consiglio che posso dare è quello di, cioè a me in passato è tornato utile di chiedere senza stalkerare No, in quel a senso no. qualche professionista che tu segui, che tu, cioè io tipo mi ricordo per la tesi del triennio, io feci una tesi sulla produzione grafica della Disney durante la Seconda Guerra Mondiale, perché la Disney in quel periodo, i militari presero gli studi e gli hanno detto: ora dobbiamo fare propaganda bellica. In Italia non c'era un libro, niente, non riuscivo a trovare nulla, perché tutto questo nasceva da un piccolo libricino in inglese che avevo trovato. E ho detto: io faccio una pazzia, scrivo a Giorgio Cavazzano, che Giorgio Cavazzano è uno dei più grandi disegnatori del Topolino. Lui ha quasi 80 anni ormai. E lui mi ha detto: ti giro il contatto di un mio caro amico. Io senza, cioè, proprio, senza proprio stalkerare, ho chiesto: guarda, sto facendo sta cosa, se poteva darmi una mano. Ma senza, ho detto: ti do il contatto di un mio collega. Suo collega è uno dei più grandi sceneggiatori italiani del Topolino e di altre storie, che si chiama Carlo Candy, che penso che... Giuseppe, apro e chiudo parentesi, poi riprendi subito. Mi dispiace che non è riuscito a collegarsi ancora il professor San Giovanni, un esperto di media con cui parlavo. Avevamo ritrovato delle produzioni Disney di Superman che picchia i giapponesi e picchia i tedeschi. E mi diceva, introvabili sono, infatti mi diceva, ma però non siamo riusciti a trovarli, esistono delle produzioni addirittura di propaganda della prima guerra mondiale, addirittura di cartoni animati, incredibili. Ti lascio, scusami l'interruzione, è carina questa cosa. Non la sapevo della prima guerra mondiale, infatti è utile. No, infatti all'epoca tipo molti avevano disegnato tipo Dumbo con la bomba in mano sul proprio aereo, oppure avevano le toppe, oppure c'era quel cartone che vinse l'Oscar, che Paperino che faceva un incubo che era un nazista, cioè insomma ce ne stanno un sacco di materiali. E quindi allora lui mi ha dato il suo contatto, e quindi ho avuto uno scambio di mail con questo signore, e lui mi prestò tutti i suoi libri. Mi ha detto: questi te li presto. Caspita. E mi ha mandato un pacco di libri e mi ha detto: prima che mandi la tesi, mandamela a me, io te la leggo, ti do il mio parere e poi dopo sei libero di poterla usare. E poi da lì siamo rimasti in contatto, mi ha fatto conoscere poi altre persone, mi ha fatto partecipare, mi ha invitato a dei festival vari, siamo rimasti in ottimo rapporto. Quindi secondo me io sono totalmente all'oscuro del settore tuo, perché non è di mia competenza, però potresti cercare qualcuno, iniziare un po' a informarti tramite i social, stringere qualche rapporto e chiedere gentilmente, semplicemente, se ti No, posso. certo, no, no, scusami se la magari la Questo domanda si non ti rispondo. discostava un po' No, è che sinceramente non perché. saprei proprio, a noi arriva semplicemente il soggetto scritto e non abbiamo proprio un rapporto con chi scrive la storia, non sappiamo minimamente come funziona tutta quella fase ancora di pre-preproduzione proprio, cioè che sta proprio alla base di tutto. Quella è a me è oscura, io diciamo faccio su queste cose faccio l'operaio, eseguo. Sì, no, no. Un bravo operaio. No, va bene, va bene. Scusa. Grazie, scusami. Però, Giuseppe, dimmi. allora, invece, tornando al lavoro del disegno, insomma, io ho visto tantissimi tuoi disegni che hai pubblicato e mi sembra proprio con loro, qualche lezione fa, facevo vedere sempre il lavoro a moduli, no? Charlie Brown che ha fatto due moduli, cioè c'ha la testa che è grande come il corpo,
Poi il lavoro a tre moduli, no? Paperino che, se non vado errato, sono tre moduli, il lavoro a quattro moduli, fino al lavoro a otto moduli, che è la persona reale, 8 volte il canone, 8 volte la testa e le braccia aperte sono uguali all'altezza del corpo. E mi è capitato l'anno scorso di correggere dei. Avevo dato dei character da fare e dicevo: guardate che non stanno in piedi perché la colonna vertebrale qui non cade precisa e quindi la persona tende a non ha un equilibrio. Tu prima parlavi del personaggio esattamente come un personaggio vivente, no? Allora, quanto è importante per te disegnarlo proprio come dire, nella sua struttura, nella sua ossatura? Quanto è importante sapere come pensa questo personaggio per definire i suoi tratti del viso, le sue espressioni? Esempio, Malefica è famosa perché era un triangolo la sua faccia, no? Quindi quanto è importante la costruzione dell'anatomia quasi ossea e muscolare del tuo personaggio, il rapporto con i moduli e poi invece il rapporto con la parte psicologica del personaggio. Ma questo è tutto super fondamentale perché appunto, come ho detto anche prima, bisogna avere un'ottima conoscenza anatomica per poter poi realizzare un personaggio che deve riuscire a stare in piedi. Infatti, tra poco volevo farvi vedere anche un po' il mio metodo di lavoro, come lavoro anch'io un po'. Ci sono vari approcci che uno può affrontare. E anche appunto lo studio psicologico, cioè il personaggio deve stare proprio cioè deve riuscire a stare in piedi. Molte volte, a volte, dei ragazzi, quando faccio le correzioni dei loro lavori, mi mandano i piedi che stanno così. Io dico, sì, ma così sono tutti sollevati, cioè stanno fluttuando, il personaggio deve poggiare. E mi ricordo quando feci il test per entrare in Topolino che sfortunatamente o fortunatamente non riuscii a passare, perché poi mi sono reso conto che forse disegnare tutta la vita papere e topi forse non era la mia ambizione, che mi piace cambiare tantissimo. Mi ricordo sempre che mi dicevano devi imparare a far appoggiare i piedi di Paperino, cioè nel senso mi facevano costruire una sorta di reticolato, tipo una sorta di piano prospettico dove poi dopo dovrò appoggiare bene i piedi, perché loro sono personaggi reali. Cioè, la cosa che porta tipo il fumetto del Topolino a essere un prodotto di così lunga data è che ti immedesimi con questi personaggi, cioè tu te li senti, li percepisci vivi, e quindi quando compiono un'azione è un'azione fluida, naturale, come se loro camminano, cioè sembra davvero che loro stiano camminando, perché appunto riescono a trasmettere quella sensazione perché c'è proprio appunto una buona conoscenza sia dell'anatomia che anche della prospettiva. Quindi è fondamentalissimo, come è fondamentalissimo anche appunto l'aspetto psicologico, tipo per i cattivi si usa molto una linea molto più dritta, delle forme appuntite, per i personaggi buoni si usano delle forme molto più morbide, cioè, tipo facciamo appunto il paragone tra Malefica. Prendo questo libro che ho qui anche, ecco. Tipo, se vediamo Malefica, allora questo è un bellissimo libro che si chiama Animation, che arriva fino agli anni, poco prima di Rapunzel, arriva, poco prima del 2010. È bellissimo, ci sono tutti i disegni originali dentro. E c'è appunto, eccola qui, Malefica. Malefica è un personaggio pieno di punte, cioè mento spigoloso, queste corna, ma anche il drappeggio che finisce a punta, cosa invece diversa tipo con Aurora, che anche lei sia sì, un personaggio spigoloso perché ha un po' questo mento affusolato perché è lo stile, però i capelli sono molto più morbidi e anche gli atteggiamenti sono molto più aggraziati, cosa come anche ad esempio, ecco, famosissimo è Jafar. Jafar è un personaggio che, grazie anche a, cioè, che è pieno di punte, il mento, le spalline, la piuma stessa, cioè comunque, e poi questa figura molto esile, slanciata, cioè dovrebbe incuterti anche un po' timore. Cosa invece diversa, ad esempio, Ariel con la sirenetta, che è tutta morbida, cioè è tutta una linea ondulata, anche quando si muove con la coda, i capelli. E
cioè, tipo un altro esempio che mi è balzato adesso in mente è Inside Out, dove le personalità hanno ciascuna una forma diversa e questi sono tipo ad esempio degli studi proprio iniziali, cioè vedete la semplicità, cioè, sono forme geometriche, forme proprio super astratte, dove si vanno a delineare alcuni caratteri, ecco, cioè, questi sono proprio dei primissimi studi dove si è partito proprio da un concetto proprio base per poi dopo estrapolare degli altri caratteri. Quindi è fondamentalissimo, cioè non, è difficile trovare un cattivo con delle forme morbide, cioè a meno che c'è sempre un qualcosa di spigoloso, ad esempio tipo prendete in considerazione Hans di Frozen, cioè che tu pensi che sia un personaggio positivo, che poi però alla fine si rivela essere il cattivo del film. Cioè lui già, forse il fatto di avere questo viso più lungo, questa impostazione un po' più rigida ti fa pensare che quello potrebbe essere, perché là c'è stato il gioco che ti traggo in inganno. E quindi cioè, la ricerca anche delle forme è davvero indispensabile. Io infatti certe volte parto direttamente anche solo con delle forme per poi dopo estrapolare un personaggio. Infatti adesso voglio farvi vedere un po'. Allora, Giuseppe, volevo proporti una cosa. Allora, ho due interventi di due studenti, una Beatrice e un altro Radostin. Volevo far fare questi due interventi, poi volevo prendere 10 minuti di pausa, che loro si prendono un caffè, fanno le loro cose, noi ci facciamo una chiacchierata e poi avevo una domanda io da farti e poi passiamo al disegno. Cosa ne pensi, Giuseppe? Va benissimo. Va bene, allora Beatrice non la vedo più, però Radostin invece sta qui con la sua manina alzata. Radostin, ci sei? Sì, Se ci sei, eccomi. batti un colpo, Eccomi qua, eccolo. eccomi qua. Fatti vedere No, no, ma intanto. perché sto. Cioè, ragazzi, perché più che altro, come sicuramente saprà Giuseppe, Ah, io sono uno che fa molto tardi la sera perché diciamo ho che. capito, No, abbiamo perché sono uno fatto. che partecipa con altri ragazzi da parte d'Italia, insomma. Per esempio, ieri ho avuto un gruppo di lavoro con quelli di Milano, con l'Accademia di Brera, su Discord, e ci siamo messi a disegnare una mega tavola insieme, Ah, e ho capito, in quindi c'hai gli occhi streaming, e quindi ho abbottati. fatto. Va È stato veramente bene. abbottato, vi chiedo scusa. No, comunque, io. Stravizzi che poi Sì, andando veramente, è avanti stato non veramente farai più. abbottato, infatti mi sono sbagliato Va molto, bene, vi chiedo fai la tua scusa. domanda. Sì, allora io più che altro avrei un sacco di domande, sì, tecniche, però sarò, diciamo, per me la più importante che mi preme di più. Ecco, innanzitutto buongiorno e ciao a Giuseppe, ed è veramente un piacere parlare con un professionista perché è la mia prima esperienza di poter parlare con un professionista del settore, quindi fantastico. E niente, la mia domanda era questa, siccome ti è capitato che ti chiedessero, no, di disegnare in uno stile che non ti appartiene, io volevo capire come si fa a restituire un disegno in uno stile che praticamente non è nostro. Cioè, volevo capire qual è il processo, perché proprio non riesco a capire come si fa. Cioè, da passare per esempio a uno stile che magari può essere molto semplice, come quello di, non lo so, Ben 10, a un altro stile che è per esempio quello di Asterix e Obelix, oppure quello di Dylan Dog, eccetera. Cioè, come si fa a fare questa cosa? È uno Certo. sforzo immane o. Oppure una volta che c'hai tutti questi anni di esperienza per te diventa molto facile e soprattutto come fai? Cioè io non capisco come si fa sta roba. Allora, guarda, una cosa che si potrebbe fare, cioè tipo una cosa che adesso diciamo che adesso mi esce un po' più facile, però all'inizio una cosa che facevo tantissimo era copiare, cioè lo diceva anche un famoso disegnatore della Disney, che bisogna copiare tantissimo. Per assimilare un personaggio che non è tuo, lo devi disegnare tantissime volte fino a quando poi dopo non riesci ad apprenderne lo stile, la struttura, la forma. E in questo modo poi col tempo ti è anche più facile. Però quando appunto ti arriva un progetto su un personaggio che tu non hai mai fatto, però ti chiedono con uno stile diverso, io di solito allora inizio a disegnarlo varie volte, cioè mi prendo delle immagini di questo personaggio
lo riproduco per conto mio tante volte fino a quando dico ok, adesso inizio a dargli, cioè ad essere più somigliante. Sì, è questa, cioè nel senso, perché a volte ti danno dei tempi anche a volte lunghi, a volte un po' più stretti, quindi mi chiudo, mi faccio una bella giornata di chiusa, una bella serata di chiusa e inizio a riprodurlo tantissime volte fino a quando poi dopo non mi torna in mente, cioè non mi esce più quasi naturale, mi esce naturale. Cioè, avrò sempre l'immagine, cioè, se io dovessi mai disegnare un Dylan Dog, cioè, mi salirebbe il panico perché direi, oddio, non l'ho mai fatto, cioè, è proprio uno stile molto lontano dal mio, allora mi metto lì e lo ricopio tante volte in varie pose diverse, in varie espressioni diverse. E poi dopo, in base a quello che io devo raffigurare, mi tengo sempre vicino all'immagine, delle immagini di riferimento sue e poi dopo niente, riesco. Ah, perfetto, perché il mio timore è che quando, cioè, fai queste cose, per esempio un test per entrare, che ne so, per quell'azienda, quello che è, cioè, tu non abbia reference in quel momento, no? E quindi, ah, meno Esatto. male, perché il mio timore era questo, dice, Madonna, devo fare tutto dal nulla, da zero, e No. invece hai la possibilità di comunque, Sì. Allora, guarda, perfetto. se non c'è nulla su internet, ti danno loro le reference. Se è un prodotto che tu riesci tranquillamente a trovare su internet, puoi prenderne tutte quelle che vuoi. Io mi ricordo i primi test che facevo, fatto per la Disney nel 2000, tipo 15, se non mi sbaglio, dovevo fare dei test dei cleanup di Frozen. E io convinto che mi usciva bene questa caspita di Elsa e mi dicevo sempre no, aggiusta l'occhio, aggiusta il ciuffo, aggiusta la punta del naso, è stato un incubo, però poi alla fine a furia di disegnarla tante volte sono riuscito a farla mia e quindi cioè, bisogna proprio disegnalo tantissime volte, poi fermati, ti stacchi un attimo, fai tutt'altro, ti fai una pausa, esci fuori, mangi qualcosa, e poi ti rimetti a lavorare, perché così, perché se no, se tu vedi sempre il tuo disegno di continuo, lo vedi che ti sembra quasi perfetto, poi dopo, tipo vi capita che ne so, postate un disegno, dici, oh, questo mi piace tanto, passa un quarto d'ora e dici, guarda che merda, ho fatto sta cosa qua, cioè, la dovevo modificare, e dici, vabbè, ormai. Quindi quando fate questi lavori che soprattutto vi creano un po' di insicurezze, staccatevi un attimo, poi vi rimettete, che aiuta tanto, anche quando siete tanto sicuri, a volte aiuta. Quindi Grazie mille Giuseppe, veramente grazie. grazie Giuseppe, a te. Dimmi. eccoci. Allora, io gli darei, come tu ben ricordi, i famosi 10 minuti di pausa ai ragazzi. Beatrice è rientrata. Beatrice, vuoi fare la tua domanda prima dei 10 minuti di pausa? Sì, mi piacerebbe. Dai, anche tu hai avuto una notte brava che non riesci a farti vedere? Sì, esatto, il mio wifi purtroppo non mi Ah. consente di usare la videocamera in alcun modo, quindi. Va bene, Beatrice. Allora, fai la tua domanda così Giuseppe ti risponde e poi diamo i 10 minuti di pausa canonici, insomma. Ok, allora, intanto voglio dire che io voglio lavorare nel campo del character design, quindi proprio volevo chiedere se c'è qualche differenza sostanziale fra il lavoro del character designer nelle serie TV e nei videogiochi. Non so se tu hai esperienza nei videogiochi, però volevo sapere questo. No, nei videogiochi non ho esperienza, però da quello cioè, che ho visto, cioè, o da quello che mi ha raccontato qualche collega che ha avuto esperienza, lì ad esempio c'è un uso del colore un po' più maturo, un po' più approfondito, perché se ci fai caso comunque i character sono molto più strutturati, soprattutto quando riguarda i giochi realistici, dico. E quindi forse ecco, bisognerebbe un po' approfondire un po' di più anche la colorazione digitale. Cioè, non saprei bene perché è un campo diverso, perché comunque nella televisione si tende molto a fare personaggi con colorazioni basic, quindi metti soltanto tinta piatta e un colore ombra quasi unico per tutte quante le parti del personaggio. Con i videogiochi invece c'è una ricerca molto più approfondita.
C'è un artista bravissimo, che voglio, vediamo se mi ricordo il nome, che ho visto, che seguo su Facebook e che ha lavorato per Spyro e Crash Bandicoot, che è italiano lui. Non lo conosco personalmente, però puoi andare a vedere lì i suoi lavori. Lui si chiama Nicola Savioli. E lui lavora nei videogiochi. Ho visto proprio che posta costantemente lavori che lui fa nel suo campo, e forse lì puoi capire un po' di più anche le differenze. Ok, va bene, grazie mille. E secondo me, se gli scrivi in privato, ti risponde pure, perché mi sembra una persona molto tranquilla. Quindi provaci. Io faccio così, io adesso un po' meno, però all'inizio andavo un po' a rompere le scatole, però sempre con educazione, senza essere un po' petulante, andavo lì, chiedevo: ma posso farti vedere qualche lavoro, quando posso, quando è possibile? E ho sempre avuto fortunatamente delle persone gentili dall'altro lato che mi davano consigli. Quindi secondo me potete farlo questo tranquillamente, cioè sfruttate i social in questo modo, perché può esservi d'aiuto tantissimo. Quindi quando avete un dubbio andate, scrivete, male che va non vi rispondono, però almeno ci avete provato. Perfetto, senti Giuseppe, allora diamo, come ti ricordi benissimo anche in aula, no? Davamo 10 minuti di pausa, così ognuno può prendersi il caffè, io vado a prendere il caffè, me lo riscaldo e torno subito, così ci facciamo due chiacchiere e anche loro possono staccare un attimo. Io staccherei la registrazione e la riattacchiamo, come si dice, nella seconda parte, no? Secondo atto, insomma. Va bene. Allora, 2 minuti. Allora, ragazzi, 10 minuti di pausa, non di più, e poi aprirei le domande, te le faccio più avanti. Aprirei una fase operativa dove Giuseppe vi fa vedere come si disegna. Va bene? 10 minuti di pausa. Va bene, a dopo. A dopo. A dopo. A dopo. A dopo.